Mi dica com'è andata. La corte è riunita in camera di consiglio. Ma le posso anticipare io quale sarà il verdetto. Verrà assolto. Per insufficienza di prove. È impossibile che lo condannino. È un angelo d'innocenza. Lei non ne è convinto, vero? Io per niente. Quello lì ha tutti sulla coscienza. Tre persone. Ma si è difeso benissimo, sa. Doveva sentirlo. Oh, è un vero peccato che io non sia potuta venire in tempo. Sa, mia figlia doveva andare dal dottore e mi ha portato i bambini. E com'è giustificato che tutti e tre gli hanno lasciato i loro averi? Oh, facile. Col fatto che lui era tanto buono con loro. È stata pura gratitudine. È colpevole. Questo non è stato dimostrato. Quindi non ti sbilanciare. Per me, ha tre persone sulla coscienza. Erano anziani. La difesa sostiene che sono morti per cause naturali. Troppi sonniferi, qualche medicina sbagliata, oppure collasso cardiaco. Però non può essere un caso che proprio quelle tre persone gli avessero lasciato tutto. È andato tutto molto bene. Sì, sono piuttosto tranquillo. Non credo che mi condanneranno. Mi permetta comunque di aggiungere che ha avuto molta fortuna. Lei teme una soluzione? No, me l'aspetto. Però lei è d'accordo o no? La mia opinione di solito non viene richiesta. E se gliela chiedessi io, me la darebbe? No. Vuole sapere qual è l'opinione di tutta la stampa? Mm. Là c'è un assassino che resterà impunito. Fate pure. Grazie. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Non ha mica torto. Lo so. Assolto? Sì, per insufficienza di prove. E lo fanno uscire? È uscito. E tutti sappiamo che è un assassino. Noi non sappiamo niente. Non siamo riusciti a portare le prove, quindi l'argomento è chiuso. Signor Bonna, che gioia! Se sapesse come sono felice! Anch'io, tanto! Arrivederla, grazie. 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 Vi ringrazio. Parli più forte. Grazie a tutti. Grazie. Mesi di lontananza. Ora è passato tutto. Sì. La gente adesso mi segnerà di... Oh, tra poco sarà tutto dimenticato. Quanti ospiti persi? Quattro. Nuovi arrivi? Nessuno. Ma non significa niente. È più che logico, direi che è naturale. Tanta gente avrà aspettato l'esito del processo. Ma adesso tutto cambierà. Ormai il passato è chiuso. Non stiamo mentendo a noi stessi. Sì, avanti. Possiamo entrare un momento? Prego, signora Berman. Bentornato fra noi, signor Bonna. Sono venuta a dirglielo anche a nome di tutti gli ospiti di questa casa, che non hanno dubitato un secondo della sua assoluzione in questo processo così ingiusto. Grazie, signora Berman. Mi associo alle parole dell'egregia signora Berman qui presente. Noi tutti siamo molto felici che lei sia di nuovo tra noi. Grazie infinite. Miei cari amici, grazie di cuore. Avevo bisogno delle vostre parole. Grazie. Oh, sei tu, cara. Buonasera, nonno. Sono venuta perché la mamma non ti ha trovato tutto il giorno. Dove eri andato? Vieni, che te lo spiego. In questi giorni c'è stato un processo interessante.
E stamane c'era il verdetto, non potevo mancare. Sì, ma sai, mamma si preoccupa. Lei trova piuttosto strano che ogni giorno tu vada in tribunale. Ma non ci vado ogni giorno. Tranquillizza tua madre, io seguo soltanto i casi più interessanti. E oggi era uno di quelli, davvero entusiasmante, almeno per me. Hai già cenato per caso? No, non ancora. Puoi trattenerti? Sì. Ho voglia di uscire e ti invito io, eh? Oh, magnifico. Farò un figurone con una ragazza così carina. Molte grazie. Sì, prego. Mi sono annunciato prima telefonicamente. Il mio nome è Mahler. Attendo un momento. Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno, signor Mahler. Sono la signora Dederich. Prego, venga avanti. Mi sono guardato intorno e devo dire che la prima impressione è ottima. La ringrazio. Si accomodi. Grazie. Prego, signor Mahler, entri pure. Grazie. Lei è forse interessato ad un posto in questa casa? Sì. Sarebbe per lei? Sì, signora, per me. Bene, allora prego, si accomodi. Grazie. Viene qui con una presentazione? Signora Dederich, io voglio essere chiaro e molto sincero con lei. Ho seguito lo svolgimento del processo che si è concluso ieri felicemente. Ah, sì? E sono stato colpito in modo particolare dalle deposizioni che hanno fatto gli abitanti di questa casa. Erano molto interessanti e in esse ho rilevato una particolare atmosfera di cordialità e un simpatico rapporto di fiducia fra la direzione e gli ospiti, ecco. È questa la parola giusta? Sì, è la parola che usiamo qui. Oh, è fantastico. Mi scusi un momento, prego. Signor Mahler? Vuol venire un momento di qua, per favore? Grazie. Questo è il signor Mahler, che è interessato ad un posto nella nostra casa. Benvenuto tra noi. La ringrazio. Ho saputo che lei ha seguito il nostro processo. Sì, e mi congratulo per il verdetto. Già. Le imputazioni si sono rivelate infondate. Una cosa assurda. È vero. Il giudice alla fine ha dovuto ammetterlo. Grazie al cielo. Si accomodi. Grazie. Così lei vorrebbe un posto qui da noi? Sì. La mia situazione è abbastanza buona. Vivo da solo, in un appartamento. Ma curarlo, tenerlo in ordine, supera le mie forze. E vorrei vivere più comodo, ecco. È comprensibile. Lei non ha famiglia? No, vivo da solo. Sua moglie? Morta da molti anni. Mi dispiace. Figli? Non ne abbiamo mai avuti. Capisco. Beh, la cosa migliore è che dia un'occhiata in giro per vedere se è tutto di suo gradimento. Certo. Signora Berman? Scusi, possiamo disturbarla? Un momento. Certo. Permette una breve visita? Naturalmente. Questo è il signor Mahler. Buongiorno. Buongiorno. Gli interessa venire a vivere qui, gli mostro come si sta in questa casa.
se lei permette. Oh, è il benvenuto. Entri pure. Prego. Si accomodi. Prego, venga. Grazie. Grazie. Avanti. Questo è il mio regno. Oh. È molto bello. I mobili sono i suoi? Sì, sono miei i mobili. Ho voluto tenerli con me, anche i quadri. Ciò che lei vede sono i resti di quella che era la mia casa. Queste sono le poche cose che mi legano ancora al mio passato. La capisco. Anche lei ha dei mobili suoi? Eh già, e alcuni li porterei tanto volentieri. Anche i tappeti e un paio di quadri. Sì, sono tutte cose possibili. Vero, signor Bona? Oh, certo. Noi vogliamo che tutti stiano bene da noi. E le saremo sempre grati per questo. Io in special modo. Per nessuna cosa al mondo andrei via di qui. Quale stanza pensava di dargli, signor Bona? Forse quelle due in cui stava Maria quando... era quella poveretta... che aveva preso troppi sonniferi. La prego. E che ha causato così spiacevoli conseguenze al nostro signor Bona. Sì, sì, è una buona idea. Venga, le mostro le stanze. Nel caso lei decida di unirsi alla nostra piccola comunità. Sarebbe molto bello. Sì, certo. Prego, si accomodi. Oh, che squallore. Io non sapevo che fosse in questo stato, mi dispiace. Qui verrà tutto ripulito. Oh, non fa niente, non fa niente. Basta per farsi un'idea. Permette che... Ma certo, naturale. Oh. Questo letto verrà sostituito. I letti in cui è morto qualcuno vengono bruciati. Questo è l'uso qui. Molto bene, molto bene. Meglio non avere a che fare con la morte. Almeno finché è possibile. Qui ha abitato la donna che è morta per i troppi sonniferi? Sì. Avrei un desiderio. Quale? Restare qualche minuto da solo in queste stanze. Vorrei averne un'impressione indisturbata. Questo è importante per me. Ma certo. Io l'aspetto nel mio ufficio. Scusi tanto il disturbo, se non ho capito male. Lei sarà un nuovo ospite di questa casa. È molto probabile, sì. Il mio nome è Godel. Ludwig Godel. E sono da 3 anni in questa casa. E le piace vivere qui? Sì, molto. Moltissimo. Qui dentro... si dà molta importanza alla gentilezza. Qui ognuno deve essere sempre molto cortese con tutti. È un continuo essere gentili qui dentro, sa? Ha proprio deciso di venirci. Perché? Me lo sconsiglia? Beh, se lei non è costretto a farlo, e sì, se non è obbligato a farlo, Allora, se io fossi al suo posto io ne farei a meno. Io l'ho vista al processo. Lei ha dichiarato che qui le piace moltissimo. Lei ha fatto grandi elogi alla vita di qui.
E ora mi consiglia di non trasferirmi in questa casa. Per quale motivo? Ha improvvisamente cambiato idea? No, 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 no. Io ora... Mi dispiace che lei mi abbia frainteso. Io non l'ho affatto fraintesa. Non l'ho fraintesa. Allora? Credo che mi deciderò per il sì. Sono contento. Voglio confessarle una cosa. Devo ammetterlo. Quello che mi attrae maggiormente in questo posto è che ci sono stati 3 casi di morte non molto chiari e che per il giudice in fondo lei è un assassino. Per me questo è molto eccitante, non c'è dubbio. Allora, cosa ne dice il signor Mahler? Si farà risentire. Qualcosa non va? Non so dirlo. È un tipo molto strano. Cosa c'è? Una telefonata per la signorina Corda. Per me? Sì. Vada pure. Sì, Corda. Sono io. Lo so che ti disturbo, cara. Scusami, ma volevo dirti che ho avuto 2 biglietti per l'opera. Vieni con me? E da quanto tempo ti interessi all'opera? Sì. Va bene. Sbaglio o è abbastanza tardi? Quasi le 10. Allora andiamo a casa. Ufficio Derrick. Sì? Dove? Va bene, veniamo subito. Bonna è stato ucciso. Cosa? Dieci metri. Lei ha sentito gli spari, vero? Sì. Io ero di sopra, al primo piano, in camera mia. Quando ho sentito gli spari, sono corsa subito di sotto. La porta di casa era aperta e il signor Bonna era fermo sulla soglia. Si premeva la mano forte sul petto. Gli ho chiesto che cosa era successo. Lui non ha detto niente. Non riusciva a parlare. Lui ci ha provato più volte. Sembrava volesse dire qualcosa, ma poi è crollato a terra ed è morto.
Quindi nessuno qui può fare una dichiarazione. Tornate pure nelle vostre stanze. Ci dispiace molto. Purtroppo non sappiamo niente. Va bene. Grazie. Prego, signora. Signora Dederich, il signor Bonna è stato rilasciato ieri mattina ed è stato qui un giorno. E la sera dello stesso giorno è stato assassinato. La prego di rispondermi. Durante tutta questa giornata è successo qualcosa di strano? Per favore, ci pensi bene. Ci sono state telefonate? È accaduto qualche cosa di insolito in queste ore? No, no, non c'è stato niente di particolare. Non mi sembra. Un momento. Il signor Bonna ha parlato con un signore. Un uomo un po' curioso che ci è venuto a trovare il pomeriggio. Un signore anziano che parlava di trasferirsi qui. Che cosa c'era in lui di curioso? Io non lo so. Il signor Bonna mi disse che era un tipo molto strano, ma non mi disse il perché. Lei ha il nome di quest'uomo? Sì, lui... lui ci ha dato il nome e anche il suo indirizzo. Si chiama Mahler. E aveva deciso di trasferirsi qui. E come mai gli era venuto in mente proprio questo pensionato? A causa del processo che aveva seguito per intero con molto interesse. Ah. Quell'uomo ha seguito il processo. Quindi era in tribunale. Sì, così ha detto. Polizia? Ah, sì, la riconosco. Lei è un ispettore della sezione omicidi. L'ho vista giorni fa in tribunale. Si accomodino pure, prego. Perdonate il mio aspetto, ma al mattino me la prendo comoda. Avanti. Stavo facendo colazione. Gradiscono del caffè? È ancora caldo? No, no, grazie. Noi abbiamo già fatto colazione. Beh, allora, sedetevi, prego. Ah, il vestito è rimasto qui. Ieri sera sono stato all'opera. Ma sedetevi, senza complimenti. Grazie. Però non capisco il motivo di questa visita. Non c'è un errore? No, abbiamo avuto il suo nome e indirizzo dalla signora Dederich. Ah già, la segretaria del pensionato. Sì, le ho dato ieri il mio indirizzo. Ma anche così continuo a non capire. Ieri sera il signor Bonna è stato ucciso nella sua casa da un visitatore al quale aveva aperto la porta a tarda notte. Già. Ma questo è incredibile. Un uomo del quale tutti abbiamo tanto discusso per settimane, colpevole, non colpevole. È un omicida, come sostiene l'accusa? O è innocente, come ha detto la sentenza? Un dubbio affascinante. Lei ha assistito a tutte le udienze? Oh, tutte. Andavo presto in tribunale per trovare posto. Ho seguito tutte le deposizioni, anche la sua. Oh, lei è stato molto preciso, imparziale. Ma io ho avuto l'impressione che fosse favorevole all'ipotesi della colpevolezza. È esatto? Allora io avrei fatto un errore. Un testimone non deve mai esprimere opinioni, deve solamente dire quello che sa. Oh, certo, ha ragione. E qual è stata la sua impressione? La mia? Ambivalente. Io ho dubitato a lungo. Ma poi mi hanno colpito le deposizioni degli ospiti. Affascinanti. Tutti erano concordi nel parlare bene dell'imputato. Non hanno fatto che osannare quel luogo.
E così lei ieri ha deciso di andare laggiù alla ricerca di informazioni precise. Sì, io ho pensato che avrei potuto trascorrere l'ultima parte della mia vita in quel luogo. In un ambiente piacevole, senza pensieri, senza grosse preoccupazioni. Eh già, solo che adesso la cosa non è più possibile. Lei ieri sera è stato all'opera? Sì, con mia nipote. Una gran serata. Lei ha una nipote? Sì. Va al conservatorio. Studia musica da camera. Buongiorno, qui è la pensione Bonna. Ispettore Derrick. Signora Dederich, scusi, quando il signor Mahler è venuto da lei, che cosa ha detto? Cerchi di ricordare con esattezza. Ha forse dichiarato di non avere famiglia? Sì. Sì, ha detto che non aveva famiglia, che sua moglie era morta parecchi anni fa e inoltre ha detto che loro non avevano mai avuto figli. Ha detto che loro non avevano mai avuto figli. Grazie, signora Dederich. Quello ha detto un sacco di bugie. Sì, ma perché? Chiediamoglielo. Qui Mahler. Ah, è lei, signor ispettore. Dovrei farle una domanda, signor Mahler. Sì, che la riguarda. Ho saputo che lei ha dichiarato a quelli del pensionato di non avere famiglia. Davvero? Ma davvero ho detto questo? Ah, sì! Adesso ricordo. L'ho fatto perché durante la visita ho avuto una strana sensazione. Che non fossero ben accetti quelli con famiglia. Sì, sì, io ho tre figli, una ragazza e due maschi. I miei figli, tra l'altro, non sono qui. Uno lavora a Hannover e l'altro a Amburgo. E hanno tutti una sistemazione eccellente. L'indirizzo di mia figlia? Ma sì, certo. Sì. Prego, si accomodi pure. Grazie. Inge? Sì? Vuoi scendere, per favore? Sì. Prego. Grazie. Sì. Mia figlia è andata all'opera con mio padre. Perché questa notizia è molto importante per la polizia criminale. Che c'è, mamma? Ah, buongiorno. Inge, buongiorno. Questo signore è della polizia. Loro vogliono una dichiarazione da te. Mi raccomando, cerca di essere precisa. Vogliono sapere se ieri sera eri all'opera col nonno. Sì, come mai? Per adesso non posso dirle molto, le indagini sono all'inizio. Ma vede, il nome di suo padre è stato fatto durante un'indagine che stiamo conducendo su un caso di omicidio. Un caso di omicidio? Sì. Forse avrete letto che ieri sera hanno sparato ad un certo Bonna. L'hanno ucciso in casa sua. Sì, sì, l'ho letto stamattina. Era il direttore di un pensionato. Già. E mio nonno mi ha raccontato. Che cosa le ha raccontato? Senti che strana coincidenza è capitata, ha detto il nonno. Questo Bonna è comparso davanti al tribunale per assassinio ed ora è stato ucciso. Ha detto un assassino assassinato. Quando le ha detto questo? Oggi a pranzo sono andata a mangiare con lui. E questo assassinio sembra essere il fatto del giorno. Già. L'altro ieri suo nonno è stato in quel pensionato. E per quale motivo? Per sapere se c'era un posto libero. Lui cercava un posto libero? Sì. Per sé? Ma mio padre ce l'ha una casa. Si è fatto mostrare tutto, ha guardato le stanze. Ma vede, il signor Bonna ha trovato il comportamento di suo padre insolito, bizzarro. Ed è per questo che sono qui. La sua è una vera fissazione. Questo continuo interesse per i processi. Quasi ogni giorno va in tribunale e assiste a qualunque tipo di udienza. Sì, sì, è vero. Mia madre dice sempre che è una fissa la sua. E lo è veramente. Che cosa fa? Prende nuovi appunti? Eh sì, ogni volta mi immedesimo nelle persone che hanno qualcosa da dire o da decidere. Nel giudice, nel pubblico ministero o negli avvocati difensori. Soprattutto in loro, perché gioiscono ogni volta che riescono a far assolvere veri pendagli da forca. Lei pensa che lo assolveranno quello lì? È sicuro. Eccolo che arriva.
Lei è proprio convinto che lo assolveranno? Naturale che lo assolveranno. Non sono in possesso di prove inconfutabili. La ragazza dovrebbe affermare che è stato lui e dovrebbe farlo senza alcun dubbio. Sì, ma con lo shock che ha subito, la poverina non riesce neanche a parlare, si mette subito a piangere. Piangere? Piangere non lo si deve fare, è un grosso sbaglio. La maggior parte della gente non ama veder piangere. Su, venga con me. Ecco, guardi la ragazza. Si vergogna. E ora guardi lui. Tranquillo. Persino soddisfatto. Per quella gente lì, essere al centro dell'attenzione è il massimo divertimento. La ringrazio. Ecco qui, un processo per stupro. Un certo Eichholz ha aggredito una ragazza che rincasava, l'ha conciata orribilmente e lasciata lì mezza morta. Questo processo interesserà il nostro amico? Ah, certamente. Ah. Domani c'è la sentenza. E com'è andata finora? Così, la ragazza non è riuscita a identificarlo. Ah, non c'è riuscita. Glielo hanno mostrato in mezzo ad altri 10, ma senza risultato. Su che basi poggia l'accusa? Ci sono alcuni indizi e un paio di testimonianze. Sì, potrebbe essere stato lui, ma i testimoni dinanzi ai difensori sono stati insicuri e così per Eichholz si è messa bene. Allora il processo Bonna di 4 mesi fa e quello di oggi hanno tutti e due una caratteristica in comune: la quasi certa colpevolezza dell'imputato e la scarsità di prove a suo carico. Buongiorno, signor Derrick. Oh, salve, signor Mahler, come sta? Come vede, ho ripreso il mio passatempo. Già. Sto assistendo a un nuovo processo. Di che si tratta questa volta? Oh, una brutta faccenda. Violenza carnale, consumata con estrema brutalità. Stiamo aspettando adesso il verdetto. La signora è una sua conoscente? Sì, è la signora... Adesso non mi ricordo neanche il suo nome. Io sono la signora Rosenheim, piacere. Ah, la signora Rosenheim, sì, una abituale frequentatrice di processi. Ci incontriamo in tribunale e ci scambiamo le nostre opinioni. Ah. Quando verrà emesso il verdetto? Stanno decidendo ora. Ah, e che cosa ci si aspetta? Sa, capisce, il caso non è semplice. La ragazza purtroppo non riesce a dire con precisione se è stato l'imputato a ridurla in quelle pietose condizioni. E lei cosa crede, è stato lui? Ma sì. Noi tutti qui, può chiedere a chi vuole, pensiamo che sia stato lui. Lo guardi. Lo guardi con attenzione. Indizi in quantità. Ma purtroppo gli indizi non sono prove. Derrick. Eichholz è stato assolto e rilasciato per mancanza di prove. Grazie, Harry. Pronto, Inge? Sei libera questa sera? Avrei voglia di invitarti di nuovo. No, non all'opera. Proponi qualcosa tu. A me va tutto bene. Che ne diresti se fossi io ad invitarti? Noi diamo un concerto questa sera. In privato, ovviamente. Digli che mi farebbe molto piacere se lui venisse. L'hai sentita? Sì, soltanto poca gente. Ti aspettiamo. Buongiorno. Salve. Cerca qualcuno? Serve qualcosa? No, no, mille grazie. Solo che il suo nome non mi è nuovo. Dove l'ho già sentito? Forse l'ho letto sui giornali? È possibile? Ma che cosa vuole da me? Rudolf, chi è? Uno che fa discorsi da matto. Che vede, quel nome mi ha colpito. Eichholz. Mi stavo chiedendo dove potevo averlo sentito. Prima o poi me lo ricorderò. Mi perdoni.
Questo Mahler comincia a darmi sui nervi. Sta sempre nei tribunali, tutti i giorni. Non lo reggo più. Non puoi mica sospettarlo di assassini. Quello dovrebbe cercarsi un altro passatempo invece di correre ogni giorno. Ah, lascialo perdere, che ti importa? Ce ne sono tanti in giro che lo fanno. Non è sembrato anche a te leggermente esaltato? Veramente no. Sembra molto gentile. Un uomo soddisfatto. Sì, soprattutto di se stesso. Ah, io pensavo di poter venire qui a bere qualcosa in pace. Sembra di essere in ufficio. Potrei telefonare, per favore? Qui è Derrick, mi passi Berger? Quando? E dove? Sì, va bene. Eichholz è appena stato ucciso davanti alla porta di casa. Sono già le 11. Quando ho sentito gli spari, sono subito corso ad affacciarmi alla finestra. Ecco, quella là. Uh-huh. E sono anche riuscito a vedere un'auto che andava via. Ah. Ma non mi chieda di ricordarmi il numero di targa. Grazie, signor Obermeier. Prego. Vuole attendere ancora un attimo qui, per favore? Ma sì, certo. Non so dirle niente, assolutamente niente. È ritornato dal bar dove aveva festeggiato la sua assoluzione con gli amici. Signora Eichholz, rifletta molto attentamente. Ricorda se oggi è successo qualche cosa di diverso dal solito? Ci pensi bene, c'è stato un avvenimento che l'ha colpita, una cosa degna di nota. Mi spiego più chiaramente, ha visto qualcosa di strano? No, niente. Non è successo niente. Io... Che vuole che sia successo? Assolutamente niente. Forse qualcuno si è interessato a suo marito. Per telefono o in qualche altro modo. Si ricorda per caso di un signore anziano? Buongiorno. Buongiorno. Di nuovo qui. Prego, entrate. Grazie. Anche stavolta stavo per fare colazione. Prendete un caffè? No, grazie. È stato all'opera? No, no. Mia nipote ha dato un concerto. Un concerto di musica da camera. Ieri sera Eichholz è stato ucciso. Oh. Davanti a casa sua. Con 3 colpi, signor Mahler. Accidenti, che notizie. Eichholz. Uno che ha fatto tanto male agli altri, ora è lui stesso una vittima. Lei ieri lo ha cercato e ha parlato con lui, vero? Sì. Ai processi uno si forma delle opinioni che possono essere influenzate da fattori sociali. E io mi sono chiesto, come vive quest'uomo? Qual è il suo ambiente e che ruolo ha in esso? Voglio dirvelo. Mi ha fatto la stessa impressione che in tribunale. Una bestia. Beh, adesso è morto. Che ne dite voi, invece? Cosa avete provato quando avete saputo che Eichholz era morto? Non vi siete sentiti un po' sollevati dal fatto che aveva avuto quello che meritava? Non provo questa sensazione quando mi imbatto in un omicidio. Anzi, ne ho paura. Sì, glielo garantisco. E malgrado una certa abitudine, non riesco a non spaventarmi. Chiunque sia la vittima, senza distinzioni.
Lei non fa distinzioni. Non faccio distinzioni. Ma questo non è realistico. Per me è una novità che Eichel sia morto. Ma la cosa non mi spaventa, certo. Attento, sbaglierebbe se mi considerasse un uomo spietato. Non lo sono. Questo assolutamente no. Non riesco a dimenticare quella immagine. Una povera ragazza, torturata e bastonata. L'avete vista anche voi. Era là, seduta, senza parole, incapace di reagire. Grazie a quell'uomo, a quello che lui le ha fatto, l'ha trasformata in un rifiuto umano. E io dovrei spaventarmi sentendo che è morto. Ma voi credete a quello che dite? Deve esserci un certo collegamento fra i due casi di omicidio e Mahler. Le vittime sono state colpite davanti a casa e tutte e due erano appena state assolte dal tribunale per insufficienza di prove. Coincidenza? No, direi di no. Tutte e due uccise di sera, più o meno alla stessa ora. E il signor Mahler, nell'ora del delitto, stava ascoltando musica da camera. Però, non si deve fare sempre. Arriva sempre. Eccolo. Mi dispiace. Ho fatto un po' tardi, ma ho trovato un gran traffico, scusate. Ciao, Anza. Un po' tardi, ben arrivato. Più di un'ora che ti stiamo aspettando. Si è incontrato con altri tre uomini? Sì. Si sono seduti tutti insieme, hanno bevuto birra e parlato tra loro. Che impressione ti hanno fatto? Ma non... Pensaci su bene. Si trattavano come dei vecchi amici? Sì, ho avuto questa impressione. Che età hanno? Ah, tutti un po' anziani, ma in ottima forma. Questo è tutto. Grazie. Un bel lavoro. Adesso ci servono i nomi di quella gente. Voglio sapere chi sono, cosa fanno e che relazione esiste tra loro e Mahler. Bravissimo! Un tiro stupendo! Bel colpo, eh? Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Stefan. Buonasera. Questa è Margot. Ah, Margot. Margot. Ilse. Questa è... Sì. Ilse. E Ingrid. E Ingrid? Tutte giocano a bowling? Sì. Sì. E molto bene. E voi? Siete anche voi degli appassionati? Sì, in un certo senso. Ogni tanto ci piace venire qui e farci una bella partita. Cosa abbiamo, quella corsia là? Sì, sì, proprio quella. Allora, vediamo che qui mi raccomando, non fare la solita brutta figura. Adesso salve! Signor Derrick! Ah, chi si vede? Il signor Mahler. Buonasera, pensavo che avesse soltanto un hobby il tribunale. No, no, io gioco anche qui, e volentieri. Buonasera, signorina. Buonasera. Oh, signor Mahler. Buonasera. Buonasera, signorine. Buonasera. È un mio conoscente, amici. Fa parte della polizia criminale. Oh, non si potrebbe dire. Oh, ma certamente che si può dire. Lei gioca spesso qui? Com'è la pista? Sa, noi di solito giochiamo in un altro bowling, che in questo momento però è chiuso. Vedo che anche voi ogni tanto vi godete un po' di vita privata. Già, al momento stiamo indagando su quelle ragazze. Oh, ottima idea. Certe volte io, beh, tento di immedesimarmi nella psiche, nell'umore di voi poliziotti, uomini il cui compito è quello di combattere la delinquenza. Lei non si scoraggia qualche volta? Scusi, dove vuole arrivare? Ecco, vede, noi altri facciamo il nostro lavoro e lo portiamo a termine, ma il vostro, quello non finisce mai. A volte deve essere terribilmente deprimente. Già, certe volte ci capita. Quelli sono tutti suoi amici? Viene spesso qui con loro a giocare a bowling? Ah, sì, noi giochiamo sempre insieme. Ehi, Hans, vieni, tocca a te, dai! Un gruppo di signori anziani, anche molto simpatici. Che ne dici? Dovevi sentirlo, quel signor Mahler. Il vostro lavoro non finisce mai, deve essere terribilmente deprimente. Ha ragione. Cosa possiamo fare? Aspettare, Harry. Aspettare fino alla prossima soluzione per mancanza di prove.
Ha visto l'imputato, signor Mahler? Lo sto guardando. È da molto che osservo attentamente quell'uomo. Non ha mai battuto ciglio. Di ghiaccio. Assolutamente impassibile. Uno che ha ucciso la sua donna in un attacco di gelosia. La cosa non è provata, mia cara signora. Non c'è dubbio, è stato lui. Ha avuto continue liti con lei e ci sono molti testimoni, gente che ha sentito e visto tutto. Questo non vuol dire niente, cara signora. Mancano i testimoni al fatto. E certo lui non lo confesserà. Eh sì, ma lei lo ha tradito. E questo è sicuro, se ne ha la certezza. Infatti lei era una donna un po' leggera e lui l'aveva minacciata di morte. Questo può anche pesare, ma non è sufficiente. Allora, è tornato in tribunale. Uh-huh. Ci va tutti i giorni. E arriva prestissimo, in modo da poter avere un buon posto. Questa è la donna. Notoriamente conduceva una vita leggera. Non una vera professionista, ma qualcosa di molto simile. Beh, succede a volte. L'uomo accusato ad averla uccisa è questo. Un certo Schulau. Era molto geloso e non ne ha mai fatto mistero. Diversi testimoni affermano che l'ha minacciata. Lui nega il fatto, vero? Sì. E ha un alibi? Sì, lui dice che dormiva nell'ora del delitto, ma non ci sono testimoni. La sua reputazione? Non molto buona. È pregiudicato per lesioni, è un tipo violento, litigioso. In teoria allora può essere stato lui. Sì. E dal processo che cosa ci si aspetta? L'assoluzione. Lo hanno messo in libertà. Sì, lo hanno fatto. Questi signori sono della polizia criminale, le vogliono parlare. Polizia? Io non ho più niente a che fare con la polizia. Io sono stato assolto. La polizia, io la mando. Chiaro? Sì, sì, si è spiegato molto bene. E allora andatevene al diavolo. Ci andrà prima lei, sa? Ma forse già questa sera o domani o fra un paio di giorni. Ma che dice? Sì. Noi abbiamo motivo di ritenere, dati i casi già accaduti, che qualcuno non sia molto d'accordo con la sua assoluzione. Che cosa significa? Che lei sta rischiando la vita. Bene, adesso ditemi. Chi è che mi vuole ammazzare? Mi hanno assolto. Sono un libero cittadino. E c'è un uomo che vuol farmi fuori. Mi dica, abita qualcuno oltre a lei nella casetta del giardino? Ci lavorano di giorno. E abito da solo qua. Se no avrei avuto un testimone, no? Vada fuori e chieda a quell'uomo che cosa vuole. Vada tranquillo. Chissà che cosa inventerà questa volta Mahler. Che cosa vuole? Senta, io sono un pensionato e cerco una buona occupazione. Un'attività un po' tranquilla, diciamo. Un giardino come questo, ecco, mi ci potrei divertire. Beh? E io cosa c'entro? Senta, non me l'affitterebbe. E perché? Perché dovrei darlo proprio a lei? Scusi, lei non è il signor Schulau? Sì. Come mai mi conosce? Io sono stato tutti i giorni in tribunale e durante il processo mi sono interessato a lei. Certo, anche alla persona degna di pietà che si dice lei abbia ucciso. Si tolga subito dai piedi.
ma io non volevo farla arrabbiare, signor. Fuori dai piedi! Sono in ritardo. Inge, tuo nonno è qui che ti aspetta da più di un quarto d'ora. Scusa, prima di tutto buonasera. Buonasera, cara. Come stai bene, nonno? Oh, tu sei bella. Sono felice. E per che cosa? Per il tuo interesse alla musica. Ah, io mi interesso anche alla musica. Ma non solo. Fermo lì e alzi le mani. Ma come? Perché? Sulle mani. È stato bello, vero? Sì. Grazie. Andiamo. Permette che l'aiuti. Puoi tornare a casa da sola, cara. Quell'uomo era lui l'assassino. Come lo erano gli altri. Hanno commesso dei delitti. Ho ucciso degli innocenti. Loro non hanno avuto alcun rispetto della vita umana. Quindi non meritavano pietà. Scrupoli con assassini. Compassione per assassini. Noi non ne abbiamo. E abbiamo pensato. Noi abbiamo deciso che non vogliamo più vivere con degli assassini. Si sieda, per favore. Lei, signor Mahler, dice di non voler vivere con degli assassini. Invece noi stiamo vivendo con degli assassini, viviamo con lei e con i suoi amici.
Il fatto che esistano degli assassini fa parte del nostro destino di essere umani e come tali imperfetti. Ma esiste un solo modo per rendere accettabile la convivenza fra esseri imperfetti. Sa qual è? Quello di accettare le regole della società, che sono sancite dalla legge e che valgono per tutti noi. Tutti, tutti, signor Mahler. In caso contrario, allora avremmo l'anarchia. E con l'anarchia, l'ora degli assassini. A seguire su Fox Crime, Perry Mason. I'm going to go to the hospital.